un'associazione che si propone di fare iniziativa su grandi temi che possono avere anche una declinazione locale o diciamo che riguarda le città, città è nel titolo, quindi, ma non cittadina, ecco, non è l'associazione con cui si fanno iniziative sui temi della nostra città, ci sono altri luoghi, altre associazioni utili a questo. Questa serve per fare un'iniziativa a un certo livello di elaborazione, di analisi e di interlocuzione. Oggi a questo tavolo noi abbiamo fra i politologi più impegnati, per esempio, nell'analisi elettorale di un periodo di così importante cambiamento. Quindi vorremmo tenere nelle iniziative questo livello, mettendo a frutto le nostre relazioni, anche quelle che posso mettere a frutto io come presidente, costruite nel tempo, e cercando di portare dei contributi che poi siano utili all'area del centro-sinistra, ecco, direi, perché chiaramente l'associazione, come potete leggere da un testo di motivazione che è distribuito su quel tavolino lì sulla destra, si rifà a principi e valori che sono quelli della sinistra, in particolare di una sinistra europeista e riformista, quindi, che diciamo, si riferisce a questa tradizione importante. Le prossime iniziative partiranno da settembre e avranno al centro altri grandi temi, poi saranno i temi in discussione in questi tempi, no? Penso per esempio a una lettura aggiornata del fenomeno delle migrazioni e dell'influsso che ha, anche oggi ne parleremo, perché chiaramente anche i risultati elettorali degli ultimi anni hanno un'inflessione dovuta anche a certe tendenze. Discuteremo di politiche europee in senso proprio, portando a confronto alcuni interlocutori che ci aiutino a capire quali sono le sfide e le dinamiche decisive. Faremo alcune iniziative proprio sul tema del rapporto tra le città e l'Europa, quindi sulle agende urbane, su ciò che serve a tenere alto anche un livello di impostazione dei programmi che servono a governare le città o le regioni. Questo sì, senza entrare nello specifico di una città, però questa è l'ambizione. Poi l'ambizione è quella di dare una sede di discussione libera, ci sono già sul sito contributi, quindi ora chi voglia dare contributi può usare il sito, può usare la nostra mail o Facebook o Twitter, no? Abbiamo gli strumenti per diffondere anche, promuovere le iniziative che facciamo, ma anche per raccogliere stimolazioni. Ora, in una città come la nostra c'è solo da scegliere, ecco, non, diciamo, il giacimento di risorse intellettuali, culturali, di esperienza è vastissimo, no? Quindi non dobbiamo guardare solo a quello, dobbiamo guardare anche fuori, ma i punti di partenza per noi sono anche piuttosto facili. Si tratta di essere selettivi e di garantire sempre una qualità alta delle iniziative. Quindi siamo un gruppo di fondatori, una quarantina, 50 fondatori, però il gruppo è aperto, ecco, non è che ci siano limiti. Anche il primo nucleo organizzativo è volutamente più ristretto del dovuto, perché si può aprire a presenze che non sono soltanto pisane, ma che sono presenze anche un po' più esterne, vedremo, insomma, se la cosa decolla. Ecco, oggi parliamo di un tema molto importante, il titolo è Una geografia elettorale che cambia, tendenze nazionali e casi locali, e l'idea è quella di fare un bilancio di una fase di risultati elettorali che dal 2013 arriva al 2017. Ora, 2013 è anche l'anno in cui ha votato Pisa, Pisa poi vota nel 2018.
ma certamente 2014, 2015, 2016, 2017 sono anni nei quali il cambiamento è stato notevole, è stato importante, e alcune domande sono state poste, in particolare in lavori fatti dall'Istituto Cattaneo e dalla Società di Studi Elettorali, cioè da politologi, esperti di analisi politologica e delle tendenze elettorali, che lavorano in continuità, hanno fatto modelli nuovi, insomma, di Valbruzzi e Floridian in particolare sono grandi esperti, e esperti per studi, per formazione anche sulle tendenze di più lungo periodo, e quindi sulla possibilità di fare confronti con altri momenti di accelerazione delle tendenze. Ecco, Valbruzzi insieme al professor Vignati aveva scritto una ricerca disponibile in rete che, per quanto riguarda le elezioni amministrative del 2016, già diceva, poneva una domanda e dava una risposta, poi la sentirete: cambiamento o assestamento? Ora, diciamo, possiamo aggiungere questo risultato così significativo, non il positivo per il centro-sinistra, quello del 2017, per consolidare una risposta. E credo che se si hanno risposte sui fondamentali, si può riuscire anche a proporre, quando sono necessarie, delle correzioni di rotta. È chiaro che se la tendenza dei risultati elettorali sul terreno dove si esercitava meglio una sorta di egemonia del centro-sinistra, elezioni locali, elezioni regionali per lungo tempo, e in particolare nel momento della tecnica dei ballottaggi, si ribaltano completamente, no? E danno esiti esattamente contrari all'aspettativa storica, vuol dire che qualcosa di profondo sta accadendo e è accaduto. Quindi intanto Valbruzzi parlerà, io non ho messo il titolo, si consolidano la discontinuità, lo spostamento dei consensi, l'astensionismo fra tendenze, perché c'è anche l'astensionismo che è cresciuto, fra tendenze nazionali, crisi di partito e effetti di offerte politiche nuove, no? Quindi tendenze nazionali, oggi c'è il centrodestra che è tornato ad avere un peso importante nelle ultime elezioni, crisi di partito, perché io, questa è una mia forte convinzione, credo che anche questo pesi nel cambiare l'habitat politico anche delle regioni rosse, e poi offerte politiche nuove, quindi il tema ancora apertissimo del Movimento 5 Stelle, che ebbe il suo risultato fondamentale, la svolta fondamentale è stata nel 2013, per questo l'ho fatto partire dal 2013, perché nel 2013 ci fu l'affermazione del Movimento 5 Stelle alle elezioni politiche, no? Che ricordate, no? Fu lì il momento di svolta, magari anche poco riflettuto. Poi con Antonio Floridia direi di fare uno zoom più concentrato sulle regioni a tradizione rossa, e quindi sul nostro contesto, su quello toscano, perché i cambiamenti che ci sono stati sono cambiamenti molto importanti, i risultati sono significativi, non possono essere archiviati né possono essere eluse le domande che ci si deve porre sul perché di certi risultati. Ecco, io naturalmente sono interessato anche per le esperienze che ho fatto negli anni passati di dirigente di partito più che di sindaco, no? E non credo che ci siano tendenze a considerarsi irreversibili, semmai bisogna rendere reversibili e rivedere alcuni modi di mettersi in rapporto con la società e anche di suscitare una bassissima motivazione nell'elettorato e anche fra i militanti, fino al punto che ci sono leadership che vedono uno stacco, diciamo, fra la personalizzazione della leadership molto esasperata e i gregari,
nel mezzo, diciamo, in Toscana non funzionava così, diciamo, i grandi numeri dei partiti di sinistra, dei partiti di centrosinistra, ma anche la tradizione popolare e democratico cristiana erano tradizioni diverse. Certo che sono cambiati i contesti, ma la domanda è: c'è un punto di arresto di questa deriva e di recupero con strumenti nuovi? A Marturano, che è esperto di campagne elettorali, anche perché le fa, ecco, è arrivato, le fa anche come consulente e poi le studia come docente studioso, no? Più il tema primarie, candidati, coalizioni, campagne elettorali, cioè il cambiamento nel vivo, quello che stiamo, ne accennavo ora Marco, vivendo anche noi in Toscana, e che dobbiamo esaminare in modo non conformista, ecco, in modo aperto, critico. E in ultimo, il professor Luciano Baldi, che è diciamo, un capo scuola, è un'autorità europea nel campo dell'analisi dei sistemi di partito, dei partiti e dei sistemi politici, un capo scuola, anche Pisana, sì, perché insegna a Pisa, insomma, la tua esperienza va molto, molto oltre. Fare l'immagine del contesto, perché è chiaro che sarebbe miope assegnare a questi risultati, tanto sono importanti, una ragione soltanto locale, localistica, di contesti. Ci sono tendenze più importanti, no? E sentiremo anche se c'è qualche tendenza europea che può essere rappresentata e che ci può dire anche che ci sono dei punti da aggredire, da discutere, da approfondire, che hanno questa consistenza, ecco. Immigrazione, no? Riflessi delle politiche migratorie, certamente è un punto, ce ne possono essere altri. La crisi di risposta degli enti locali, territoriali, rispetto alla crisi finanziaria degli stati, la difficoltà a dare risposte concrete, certamente è un altro motivo. In Italia, diciamo, le condizioni in cui sono stati messi i comuni sono particolarmente difficili, e passando gli anni, sommandosi queste difficoltà, che sono difficoltà di risposta a bisogni ai cittadini sempre più aggressivi sulla rete, attenti, anche un po' egoisti a volte, no? O distaccati dalle tradizioni, questo poi porta a cambiamenti d'orientamento.